Buonasera. Buonasera. Lei è Maura. E lui è Diego. Noi siamo improvvisatori teatrali. Noi raccontiamo storie, le costruiamo e le portiamo in scena a teatro, su un palco, sì, con un pubblico, con delle luci, magari della musica. C'è tutto. L'unica cosa che non abbiamo è un copione. Non ce l'abbiamo, non abbiamo neanche un canovaccio, niente, neanche due appunti scritti. Le nostre storie nascono al momento, all'improvviso, sulla base di quello che abbiamo per le mani, sulla base di stimoli che chiamiamo input, possono, sì, essere input esterni. Esterni come una parola del pubblico, un gesto, un suono, una posizione delle braccia, degli input interni. Sì, possono essere anche delle emozioni, degli stati d'animo, dei pensieri che l'improvvisatore si porta da casa e che condizionano la storia, la cambiano e cambiano anche il suo personaggio. Questi suggerimenti, questi stimoli sono una scintilla che mette in moto le storie che noi andiamo a raccontare. Ecco, di fatto noi non sappiamo come iniziamo, non sappiamo come finiamo, e soprattutto come possiamo sapere cosa c'è in mezzo. E poiché queste storie vengono raccontate a quattro mani, a sei mani, a otto mani, a multipli di due di mani, sono tanti gli attori in scena di solito, e quindi bisogna anche accettare, accogliere le idee degli altri attori, le proposte. E questo è possibile soltanto se c'è l'ascolto. L'ascolto che non è soltanto il possesso di due trombe di Eustachio, ma è la disponibilità a farsi cambiare. Ecco, cambiare, ma parliamo anche di qualcosa di più che fa paura, spiazzare. Ecco, se allora io vi chiedo, se siete d'accordo, di fare un gioco con noi. Sì. Ok? Ci siete? Anche no? Ok, grazie, perfetto. Sentite un sì. Perfetto. Ok, vi chiedo, in questo momento, pensate tutti quanti una parola. Una parola, un oggetto. Ok? Ce l'avete? Sì? Perfetto. E questo oggetto, questa parola, noi vi chiederemo di usarla, di urlarla, magari, chi vuole, quando vedrà uno degli attori alzare la mano in questa prossima improvvisazione. Facciamo una prova, ecco. Chiedo a te, in prima fila, sì. Il titolo di questa improvvisazione sarà? Martello. Martello. Okay. Il martello. Sì. Tin, tin, tin. Scusi. Ah, signora Carla, è arrivata, benvenuta. Questa volta non è per il mio cavallo. No. Si è rotto il tacco. Ah, si è rotto il tacco. Devo andare alla festa. Alla festa di... Cuore. Alla festa di cuore. Ah. È la festa dove tutti quanti andiamo, solo noi ex trapiantati di cuore. Sì, esatto, la conosco. Finanziata da Tinder, tra l'altro. Sì. E forse so, ho la soluzione. Le, sì, conviene portare con sé un... Un tasso. Un tasso? Sì, eccolo qui. È il 10%. IVA esclusa. Grazie. Sì, così tranquillo. Potrà accedere ed, sì, evitare anche l'evasione fiscale. Io la ringrazio. Grazie a questo tasso adesso alla festa finalmente potrò essere una come tanti. Potrò essere una... Potrei essere una foglia, potrò fluttuare e andare di uomo in uomo. Sì, io lo sono... Lo so cosa vuole fare, lei vuole mettere radici in quella situazione e allargarsi e ramificare e conquistare, sì, l'uomo della sua vita, ma... Sì. La sedia. Sì, è quello che io voglio. Voglio, sì, un posto, mi voglio sedere nella società, mi voglio sposare. Non voglio più stare in piedi come una single, perché capite, le single stanno in piedi. Io voglio una sedia, voglio un posto. E allora le chiedo di... Quando avrà di fronte l'uomo, sì, della sua vita, sì, gli dica... Giraffa. Giraffa. Sì. Perché lei, con tutto questo tempo, ha fatto il collo lungo. Lungo. Buio. Sì. Grazie, grazie per i vostri suggerimenti che sono stati spiazzanti, ma l'improvvisatore deve cavalcare il cambiamento, lo deve accettare e doversi adattare in corsa, farsi cambiare e prenderlo come un'opportunità. E questo erano degli stimoli esterni, ma abbiamo detto anche degli stimoli interni. È possibile che l'attore personaggio avverta delle emozioni e decidere con queste di cambiare. Sì, stimolo interno, quindi l'emozione che decide il corso della storia. Facciamo un esempio, giochiamo ancora una volta insieme. Sì. Vorremmo tre emozioni. Partiamo dalla prima.
La gioia, la felicità. Un'altra, diversa. Molto diversa. La tristezza. La tristezza è un'altra. Ancora. La rabbia. La rabbia. Allora, questo enorme spazio scenico a nostra disposizione, sì, noi lo divideremo in tre sezioni ideali. Quindi qui c'è la gioia, in mezzo c'è la tristezza e qui c'è la rabbia. E chi è qui prova gioia, chi è qui prova tristezza e chi di noi sarà qui prova rabbia. Rabbia. Ma ci serve ancora un input, quindi vi chiedo una parola di quelle che avete pensato e non avete detto. Bacio. Il bacio. Bacio. Perfetto. Bacio, spazi emozionali. Eugenio. Che cosa vuoi? Eugenio. Lo so. Ho sbagliato. Non sapevo che dovevo starci più attento. Mi è partita la lingua e te l'ho infilata nell'occhio. Perdonami. Io... ti voglio dare un'altra opportunità, perché vedi, ho un altro occhio. E se poi te li faccio fuori entrambi, non passerei poi alle narici. Non posso coprire tutti i tuoi orifizi. Non erano questi i nostri accordi, Eugenio. Oh. Eugenio, ti prego, vieni qui, facciamoci. Allora sei... Dai, sopra, guarda, fai tu, sono qui. Dai. Cosa c'è? A che serve? Perché? È solo saliva, in fondo. Ma è un inizio, no? È una protuberanza del tuo corpo che entra nel mio corpo. A che serve questa cosa? Abbiamo detto che a quel livello non ci arriviamo ancora. Mi sento impreparato. Ma, Eugenio, non ti arrabbiare. Eugenio! Quando noi ci siamo sposati, sì, tu hai giurato davanti a tutto il mondo, davanti al nostro Signore. Ma perché mi devi ricordare questi giorni così tristi? Con il corpo e con la mente, tu mi vieni qua e mi dai un bacio come il nostro Signore comanda! Lo chiede il Signore? Lo chiede il Signore? Altrimenti di fulmini, vieni qua, hai capito? Vengo qui. No, voglio stare qua. D'accordo, allora vuoi bacio? Io ti do il bacio, però basta, devi smettere di arrabbiare, ok? Quindi, Ti spiace se ci spostiamo? E dammelo sto bacio. Beh, questo era un altro esempio di come il cambiamento sia parte integrante dell'improvvisazione. L'improvvisazione teatrale, le storie sono pregne, basate interamente sul cambiamento. Allora a questo punto io mi viene da chiedere a un improvvisatore, se dovessi chiedere, Maura, qual è il momento giusto per cambiare? Adesso.